Vincenzo Foppa è l'autore dei Tre Crocefissi, il dipinto che sta in prima sala sulla parete di sinistra. Mi piace particolarmente perché mi ricorda quando giovanissima, ancora nella vecchia Carrara, ebbe in visita guidata la Società del Giardino di Milano, uno dei 10 circoli più antichi del mondo, fondato nel 1783. Il dipinto è un dipinto di carattere devozionale, e che quindi per essere meglio apprezzato va visto in una posizione ribassata, in pratica in ginocchio come quando si è in preghiera. Questo consente di vedere al meglio la prospettiva di gusto nordico con la quale l'autore ha rappresentato lo sfondo e quella invece di carattere italiano con la quale straordinariamente sotto l'arco trionfale all'antica ha reso lo spazio e la sua curvatura secondo un gusto italiano. Bene, davanti a questo dipinto il decano della Società del Giardino, poggiandosi al suo bastone, mentre io spiegavo, non temette di inginocchiarsi, di guardare il dipinto dalla prospettiva più corretta e di apprezzare le straordinarie magie del Rinascimento lombardo.